faccio siamo il giocatore qui stasera e stiamo guardando intanto la partita Inter-Juventus e qui gli animi si sono già accesi come sempre prima di iniziare. No. Alessandro, no, voglio dire solo questo, voglio dire una cosa a casa, che ci vedono sempre stare con la testa così, perché monitor sono laggiù, allora sì, esatto, non perché guardiamo il cielo lassù. Buonasera a tutti e benvenuti, siamo qui come tutte le domeniche. Oh, lui deve sempre correggere, ho capito, laggiù. Laggiù, anche perché te però laggiù, sbagli, no? Anche te sbagli. Io l'altra volta quando ti dissi, da dove vieni? Ah, lassù ti dissi, invece era... Il toro. Si parte subito così. Di pari alta. Ebbene, qui siamo, come dicevo, posso dirlo, come tutte le domeniche su RTV 38 con Viola, la trasmissione completamente dedicata al grande calcio, ma soprattutto alla Fiorentina, e siamo qui nei nostri studi per poter parlarne con i nostri ospiti. Alessandro, perché non li presentiamo? Sì, allora io... E gol! Gol? Con chi l'ha fatto? 1-1, Lautaro Martinez. Perché questo è il derby d'Italia, quindi oggi... Uno solo. Anche bene. Dunque, allora, volevo presentare subito Ciccio Graziani. Ciao ragazzi, buonasera. Nuovo calciatore, una nuova promessa del calcio italiano. E il grande Riganò, che oggi ha vinto con la sua squadra. Grande, grande, davvero. Fiesole Jardine. Fiesole Jardine. Ah, tu ti alleni alle Jardine. No, Fiesole. Fiesole. E il grande Louis Le Serpé. Louis Le Serpé. Gigi della Serpé. Invece da quest'altra parte abbiamo Lorenzo Amoruso. Ciao, buonasera a tutti. Mario Tenerani. Buonasera, buonasera a tutti. Bentornati. E Leonardo Zanganelli. Ciao, buonasera. Ebbene, oggi la Fiorentina ha giocato all'Artemio Franchi portando a casa una vittoria molto importante contro l'Udinese vincendo 1-0 e viene da due partite di vittorie, quindi contro la Sampdoria e contro il Milan, e questa è stata la partita della continuità, diciamo la terza di fila che non succedeva da molto tempo. Ciccio, commentiamola un pochino in breve subito. Il risultato doveva essere pieno per dare continuità a quello che era stato fatto precedentemente, con un po' di difficoltà forse il primo tempo, ma complice anche il comportamento tattico dell'Udinese, che secondo me in fase difensiva, nella fase di non possesso, faceva un ottimo lavoro. Però alla lunga la Fiorentina l'ha un po' sfiancata questa squadra qui, Trovando poi la giocata vincente su questo calcio d'angolo. Ripeto, non è stata una partita brillantissima, però il risultato doveva essere quello pieno, che era la cosa più importante. La Fiorentina ci è riuscita, 3 vittorie di seguito, 9 punti. E adesso c'è la sosta, tra l'altro, così Montella potrà cominciare a lavorare ancora di più. Ma un bene o un male la sosta, visto che sta vincendo a ripetizione? Ma a vederla, a prenderla così di petto, sarebbe stato meglio ci fosse stata ancora continuità nel campionato. Ma io ho l'impressione che questa sosta comunque faccia bene alla Fiorentina, perché dà modo a quei calciatori che sono ancora un pochino in ritardo sotto l'aspetto atletico di potersi migliorare. E nonostante che la squadra si svuoti un po', no? per tutte le situazioni delle nazionali, ma credo che possa lavorare con alcuni per potergli dare ancora un pochino più di forza. Faccio un esempio, Ribéry e Boateng, che sono due giocatori che hanno bisogno di lavorare ancora. Cristian, te sei d'accordo con quello che dice Ciccio? Questa sosta, quindi come la vedi? Come la vivi? Ma io l'ho infatti fatto la battuta, perché dopo 3 vittorie consecutive magari fermarsi, poi può essere un bene o un male, questo lo scopriremo. È chiaro che oggi la partita era rognosa, con una squadra che si difendeva proprio 11, cioè 10 dietro la palla. Come sta la Udinese? E quindi non era difficile, perché. Poi infatti non a caso il gol è venuto su una palla inattiva, è venuto su un calcio d'angolo, però alla fine 3 punti pesanti, 3 punti importanti, e ci collocano lì alti, scalando le classifiche. Lorenzo, te come l'hai vista questa Fiorentina oggi? Eri allo stadio ovviamente, l'hai vissuta allora, in prima persona? Per assurdo... Secondo me è partita meglio l'Udinese, infatti mi ha anche abbastanza sorpreso in campo. I primi 7, 8, 10 minuti sembrava quasi che fosse venuta a Firenze l'Udinese con la voglia di fare la partita. Poi dopo, chiaramente, come è un po' successo in passato, l'Udinese è una squadra che non ti fa giocare bene, anzi ti fa giocare molto male, perché sono tutti dietro la linea della palla, gente fisicamente molto ben messa, grossi, quindi negli scontri fisici era davvero difficile per i giocatori della Fiorentina. L'arbitro, tra virgolette, un esordiente, secondo me ha arbitrato un po' l'inglese, che mi può andar bene, però tutto c'ha
un senso. Tranne un'occasione. Fammi parlare. Tutto c'ha un senso e un limite. È un limite perché, cioè, non mi puoi poi. Se no. Decidi di arbitrare l'inglese, so, allora devi lasciar correre. Detto questo, però, perché? Ho visto comunque migliorie da parte di tutti, soprattutto nella fase difensiva. Perché comunque c'erano due o tre situazioni difficili da gestire, perché comunque c'erano chiaramente giocatori forti fisicamente, Nestorovski, Okaka, gli inserimenti di De Paul, tutto è stato tenuto a bada, secondo me, molto molto bene. Pochissimi cali di tensione ci sono stati, pochissimi cali di tensione, ma è uno step ulteriore verso la miglioria di questa squadra. È ciò che inevitabilmente era dovuto fare, perché, come si è detto più e più volte, questa è una squadra che ha cambiato talmente tanto e che quindi aveva bisogno di trovarsi, non di ritrovarsi, trovarsi veramente, perché quando cambia 8-11 è complicato. La condizione fisica di alcuni sta salendo ancora di più, qualcuno, come diceva Ciccio, ha bisogno ancora di lavorare, quindi io sono convinto che la sosta fa bene, perché anche oggi abbiamo visto due giocatori che corrono tantissimo, sia Castrovilli che Pulgar a fine gara con i crampi, e quindi ti porta a pensare che hanno bisogno ancora di migliorare, di correre, di stare ancora meglio. Non sono al 100% nonostante le ottime prestazioni. Mario, sei d'accordo? Scusa un attimino, prima do una notizia tecnica. Dilla. Sarri ha ingoiato il cecchino mentre... Dai, lasciamo parlare il nostro Mario. Sembra che ci sia nell'analisi degli amici studio un comune denominatore, che è la difficoltà di questa partita. In settimana io mi ero preoccupato un po' perché si era diffuso questo clima a Firenze da passeggiata di tarda mattinata, allora è l'aperitivo, tutto scontato. Invece credo che delle 7 partite giocate fino ad oggi alla Fiorentina, questa sia stata la più antipatica, la più rognosa, la più complicata, anche perché l'Udinese... Sì, sulla carta, infatti Lorenzo ha detto bene, sembrava che fosse venuta per fare la partita, che io quando ho visto due attaccanti puri e un trequarti come De Paul schierato in mediana, cioè schierato in formazione, poi abbiamo visto che era in mediana, ho detto beh, se la vuol giocare. In realtà hanno messo il pullman davanti alla rigore. L'Udinese è una squadra che ha più chili e centimetri della Fiorentina. È la Fiorentina, di tutta la Serie A, tra virgolette. Forse di tutta la Serie A, esatto. La Fiorentina aveva difficoltà a trovare gli spazi, però oggi era importante, secondo me, dare continuità. Cioè, era un'ulteriore verifica per capire che questa Fiorentina sta crescendo. Secondo me l'hanno giocata bene, hanno impiegato 72 minuti per arrivare al gol, ma ci sono riusciti. E poi ci sono dei dati interessanti, perché comunque la terza vittoria consecutiva, il fatto che comunque Montella ha schierato per 5 volte la stessa formazione, mi riporta un po' al calcio di Ciccio Graziani, che io adoro, quello degli anni 80, quindi, o 70, quindi è un calcio, è un Montella un po' vintage, però sono contento che sia vintage, visto che siamo nell'era del turnover. E poi c'è questo dato che per Firenze ha lasciato, così è clamoroso, perché la Fiorentina, la squadra in Serie A, ha fatto più gol da calcio d'angolo, ne ha fatti 4, e il segreto è Pulgar, che è stato comprato anche per questo, perché è uno specialista dei piazzati, calcia bene gli angoli, i rigori, le punizioni. Io credo che siate d'accordo con me, da anni io non vedevo gestire così i calci d'angolo a Firenze, era diventato un pianto, Ciccio, un pianto il calcio d'angolo. Allora, lo sai, l'unica preoccupazione che avevo io oggi era il fatto dell'orario, perché è un orario che dà fastidio a tutti. Il caldo, poi, con questo ritorno del caldo, di quel caldo un po' particolare, e francamente avevo un po' di timore. Ecco, l'unica cosa, poi è chiaro, ogni partita ha la sua storia. Ciccio, però ripeto, oggi si sono allenati praticamente tutta la settimana facendo colazione alle 9 di mattina. Io sapevo da venerdì. Sì, giovedì. Da venerdì hanno fatto allenamento, il lavoro, proprio per l'orario della partita. Quello fa tanto, perché comunque ti abitui agli orari di gioco, insomma, loro. Quindi poi posso aggiungere solo una cosa. Devi mangiare, è 9:30, devi mangiare. Anche nelle settimane passate avevo sentito, non qui ma in generale, degli attacchi a Montella virulenti, sembrava che fosse tutto da buttare. Dico, ma oltre al fatto che abbiamo ripetuto mille volte, non ci torno, cioè che la Fiorentina comunque ha cominciato a fare i primi allenamenti, che era a settembre, parlo tutta con la squadra completa. Tutta la squadra noi completa. Abbiamo sempre detto diamo gli tempo, infatti, quindi siamo a posto. Infatti, voi siete stati bravissimi. Giusto o no? Giusto. Oltretutto è stato è stato poi sottovalutato in modo clamoroso il calendario. Ma dico, sarà un caso oppure no che la Fiorentina ha fatto 3 partite contro la Sampdoria, 3 vittorie, scusate, contro la Sampdoria, la squadra allo sbando. Milan, che è in crisi, e l'Udinese, che è una squadra inferiore alla Fiorentina.
Guarda caso la Fiorentina, con il lavoro di un mese alle spalle e affrontandosi squadre certamente non irresistibili, è riuscita a imporre la propria legge. Affrontando la prima, la seconda e la terza nelle prime, del campionato scorso, nelle prime quattro partite, senza ancora un'idea di collettivo, perché la squadra stava nascendo in quel momento, io credo che insomma ci sia stato un po' di ingenerosità da parte di qualcuno nei confronti di Montella. Poi avrà fatto anche lui i propri errori. Io continuo a credere sia stato un risultato positivo il pareggio di Parma, perché le partite oggi durano 112 minuti. Io il discorso, Lorenzo, che pareggiano a un minuto o due dalla fine, è un discorso che negli ultimi 10 anni, secondo me, ma lo dico in generale... C'è Leonardo che freme anche, vuole... Cioè non esiste più. L'Atalanta, guardate dov'è l'Atalanta anche oggi. Ti volevo soltanto dire, Ciccio, sei bellissimo, però ora... Se poi alla fine, è vero, c'è il rammarico, eri in vantaggio 2-0, ma se poi alla fine pareggi 2-2 con l'Atalanta e ti aspetta pace, ma lo devi mettere in preventivo. Ragazzi, ma noi l'avevamo detto non più tardi che contro la partita, proprio contro la Juventus, dove giocò con questo, iniziò a giocare con questo 3-5-2. Che io dissi, guardate che questo tipo di assetto tattico... Io avevo detto di no. Tu avevi detto di no. Io ho detto, guarda che... Oggi si è sentita la mancanza del centravanti vero. Se lo porta avanti per diverso tempo. Ma ragazzi, E questa squadra, se andiamo a vedere proprio bene, nei dettagli, spulciando un po' tra le righe, effettivamente manca ancora il centravanti. Se questo Petro, io l'ho detto già da diverso tempo, dovesse rivelarsi un giocatore dai 10 ai 15 gol, noi quest'anno con questa Fiorentina ci divertiamo. E poi avevamo detto anche un'altra cosa in tempi non sospetti. Perché poi su Montella si era scatenato il finimondo, su Montella, la società, Frate e quant'altro. Ragazzi, stiamo calmi, vedi che piano piano... Poi alla fine abbiamo ragione. Dicevo, non si chiama Giacomelli, si chiama Zanganelli. Ma Dio vuole parlare. Di tutto però stasera. Ma Giacomelli dire, sarei io. Fate parlare a Zanganelli. Zanganelli almeno si precisa per Benino. Come? Dicevo Zanganelli, almeno uno capisce bene. Ma una cosa importante oggi che vi dico, siccome si chiacchiera... Ma Zanganelli come Montalbano. Allora, parlare. Oggi ho visto, devo fare un applauso, io sono sempre stato contro Montella e non lo rinnego, quindi vado avanti per la mia strada. A prescindere da questo, oggi devo fare un applauso a Dragoschi, perché ha preso una palla fondamentale in un momento della partita, fondamentale. Però ti si corregge un attimo, perché quindi devo dire, perché su Lasagna ha fatto una parata che ha salvato il risultato, perché in quel momento 12:30. Se fanno il gol siamo via a discutere un'altra partita. È vero, ho visto una grande difesa oggi, veramente. Anche qui a inizio stagione su Dragoschi tanti discorsi, non è buono, abbiamo un problema portiere, con i piedi lascia desiderare, in porta ha fatto delle cose importanti. In porta con i piedi. Devo dire che per quanto riguarda oggi ha fatto veramente, secondo me, una parata molto difficile, perché dall'altra parte aveva fatto l'angolo opposto, è stato veramente molto molto bravo e ci ha salvato il risultato. Come mi è piaciuto molto la difesa, mi è piaciuto Pezzella, mi è piaciuto Milenkovic, mi è piaciuto Casares, che ha fatto una strepitosa partita oggi. Nel momento difficile è venuto fuori il giocatore con l'esperienza che lui è. Però bisogna dire, provenendo da una squadra tedesca, Frank Ribéry, Uber Alles. Ragazzi, bisogna dirlo. Che vuol dire? Uber. No, aspetta, te lo sai che vuol dire Uber Alles? Questo l'ha guardato su internet, ha fatto la traduzione italiano-tedesco. Guarda quanta gente c'è. Anche Chiesa oggi tanta roba, no, perché forse ci si rende conto, ma ha fatto due azioni e ci ha messo davanti alla porta due volte. Poi ha sbagliato un gol. Ribéry è di un altro pianeta, però. Uber Alles. Dimmelo te, che ne so? Sono mia tedesco. Soprattutto vuol dire? Soprattutto. Oggi ha ricevuto anche il premio della Lega giocatore del mese. Quando sei tu stavi con quella, come si chiamava la tedesca? Marlene? Con Marlene. Ma se era ragazzini? Quando tu ci stavi te, ci andai anch'io una volta. Come? Lo so, l'amore. A me mi faceva, Ale, Uber Alles. A me no. Uber Alles. Ma parliamone dopo, parlatene dopo di là. Ma noi si sta parlando per affatti nostri, voi voi potete dire che volete. Vorrei approfittare di questo momento per Uber lanciare... Uber Alles, come stai? Ale, Uber Alles. Per lanciare un servizio che la redazione di RTV38 ha preparato per noi, le Vox dei tifosi.
Ah, le Vox. Le Vox. E quando si vince queste partite va bene. Perché sono dure queste partite a vincerle, insomma. Migliore in campo? Caceres. Una squadra forse non adatta per questo tipo di partite, ci vorrebbe uno che ha la capacità di fare gol, molto di più di quello che attualmente abbiamo. Poi se i punti li abbiamo fatti va bene, insomma. Tre partite di fila vinte, non succedeva da una vita, siamo contentissimi. Giocano molto meglio di quelli dell'anno scorso. Incrociamo le dita, vediamo cosa succede alla fine del campionato. Non diciamo niente, però... Troppo forte sta Fiorentina, ragazzi, troppo forte, forza Ribéry! Bello, è sempre bello venire a Franchi e poter esultare, poter seguire la Fiorentina sempre. Vittoria sofferta, vittoria bellissima. Gioco? Buono, potete... partita rognosa. Il più bravo? Milenkovic, ha fatto gol. Ha giocato e loro si chiudevano, si difendevano, volevano prendere il punticino forse, ma siamo stati più forti, grande Viola! Il primo tempo così, il secondo tempo sinceramente siamo andati meglio, poi c'è stato l'invenzione di Milenkovic e quando si vince va sempre bene, no? Una settimana fa si era in Serie B e ora siamo lassù. Speriamo di rimanerci. Sono rimasta soddisfattissima, è un sogno. Dopo tutto il patire dell'anno scorso, quest'anno siamo più solidi. Partita un po' sofferta perché l'Udinese ci ha fatto questo catenaccio, ma felicissima. C'è questo Frank che mi prende il cuore. Sinceramente sull'1-0 si è anche rischiato un pochino, ma sempre forza Viola, 11 punti, sei risalito. Si è giocato meglio, ma va bene, l'importante è vincere, fa punti. Va bene, grande. Come sei giocato meglio, ma va bene, l'importante è Oh, che meraviglia, sono tutti contenti. Ma davvero? Io non te ci vado più. No, comunque io parlavo con Leonardo. Dimmi. Lui stava molto contento per Badel, vero? No, beh, ma qui c'è uno, io ho detto... Apriamo questo argomento. Secondo me Badel è un giocatore importantissimo per il gioco di Montella, però quando lui è assente, come secondo me il primo tempo, mentre con Lorenzo si parlava che ha giocato benissimo, secondo me il primo tempo ha fatto male, il secondo tempo poi si è infortunato ed è uscito e si vede la Fiorentina soffre. Questa è la mia versione. Soffre con o senza? Soffre quando lui è in difficoltà, quando lui cala, quando lui non sbaglia il passaggio. Oggi ha sbagliato tanto e non è da Badel. Facciamo vedere prima le pagelle, quindi il voto che ha dato Lorenzo l'ho fatto con lui. Facile, l'ha fatto lui. Sì, certo. No, ma questo è il mio, infatti. Voto 7. Questo è il mio, infatti, poi siete... potete contestare. Come l'avevo stato a Castello 7. Sì. Però quando dici che perde tanti palloni, guardati la partita, conta tutti i palloni di Badel. Va bene, ora lo fo. Conta tutti i palloni di Badel persi, guadagnati e recuperati. Guardali tutti e poi mi dici. Ti guardi. Non va mai in deficit, te lo garantisco, non va mai sotto. No, ma io sono amante, cioè, è un gioco che piace tanto, non è che non piace. Ti sto dicendo, mazza, meno male che ti piace, se non ti piaceva che facevi. No, per questo, siccome è una partita importante, a Milano ha fatto la differenza Badel. Te l'ho già detto, Badel c'ha solo un piccolo problema, che non è elegante, che non ha un bel modo di correre, quindi a tanti non piace perché c'ha questo brutto stile di gioco. Io non l'ho detto, ma a me non piace. Stile estetico, non effettivo. Ma è efficace. Molto efficace. Sono in mezzo. Parlo di cose uguali. Piuttosto sono rimasto un attimo sorpreso, può darsi sia stato solo un caso perché erano gli ultimi minuti, però esce Ribéry, tra l'altro stand di Govation, come sempre, oggi, sì. E... in qualche modo la squadra sembra che ne risenta quasi. Allora, posso dirti la mia? Sì. Montella a fine partita ha fatto i complimenti a chi è entrato. Allora, tra... Mi vedi, quando inizia lui mi mette a sedere. Allora, se mi parli di Benassi ti dico bravo. Se mi parli di... Ghezzal ti dico... Sai le legnate che prendeva da me nello spogliatoio Ghezzal? È entrato agli ultimi 10 minuti, sembrava che avesse giocato per 150 minuti. Non ha fatto una rincorsa. Corricchiava, ha perso due palloni, non ha rincorso. Quando vedi che la squadra comunque poteva iniziare a essere in difficoltà, sei il più fresco di tutti, accidenti. Quindi non ha ancora capito probabilmente che qui in Italia ti devi conquistare la maglia anche se giochi quei 7, 8, 10 minuti. Se quello è l'atteggiamento... purtroppo ti dico, verrà depennato, ma non da me, da Montella, perché non, la Fiorentina non può permettersi di avere giocatori che entrano in campo e non diano il massimo, non esiste. Allora, è giusto che l'allenatore punti sui
13, che lo fanno tutti gli allenatori, a meno che non sei il City, il Liverpool e compagnia Barcellona, che ha 30 giocatori effettivi reali, ma quando parli di media alta classifica, media classifica, ce ne sono 13, 14, 15 che puoi roteare. E lì Montella deve scegliere, ragazzi, perché gli allenatori, ricordatevi che al giorno d'oggi, sì, sono pagati per allenare, ma la maggior parte degli allenatori, scelte, perché sono bravi tutti, sono bravi per fare delle scelte, sono pagati per fare, sì, delle scelte, anche drastiche. Perché c'è stato questo? A me è sembrato un calo, Mario, non so se, se anche a te ti ha dato l'impressione, nel momento in cui è uscito Ribéry, come se la Fiorentina... Mancava due minuti, dai, quanto mancava? Non è che mancava sei, c'era quattro più due. Però si sa che può succedere di tutto. Chiedi a Vlahovic che entra sei minuti, cosa fa in sei minuti, poverino? Però Benassi, per seguire il ragionamento di Lorenzo, io condivido in pieno. Mi viene in mente l'anno scorso Essericche, no? Essericche quando entrava in campo pareva facesse un piacere a noi, no? Dice guarda, cioè, io non avrei proprio voglia, però sono entrato per fare un piacere a voi, no? Questo era l'atteggiamento, a me faceva investire. Anche Babacar l'ha fatto tante volte quando è entrato. Sì, però ora te Babacar lo conosci anche bene, forse Babacar ce l'ha un po', come dire, anche nel libro, no? Invece quello di Essericche mi sembrava più un atteggiamento, però è vero. Mentre Benassi, raccolgo l'assist di Lorenzo, che è giustissimo, è entrato in campo volendo dimostrare che lui sa di star fuori a poca voglia e vuol cercare di riguadagnare quota di fiducia dell'allenatore. Poi secondo me è stato utile di gamba, perché c'era bisogno in quel momento di uno di gamba e l'ha fatto. Poi se proprio vogliamo trovare il neo sul cross di Dalbert di testa, no, poteva far meglio. No, siccome ci ha abituato male Lorenzo l'anno scorso facendo 10 gol, quando ho visto lì Benassi ho detto vai la butta dentro, invece ha sbagliato, però la testa sicuramente non è la sua specialità, segna di piede. Giacomelli, ti chiamano. insistono. Allora, però certo, per il resto è vero, perché la Fiorentina non ha una rosa, come dire, super competitiva nel numero, nel senso non ha 22 giocatori che si equivalgono, però come diceva Lorenzo adesso magari 15-16 ci sono, quelli che entrano devono sfruttare anche quei 10 minuti, perché Montella sta dimostrando, se no è giusto che stai lì è tutto l'anno, certo, certo. Poi Cristian, quello che ho detto prima, secondo me Montella sta dimostrando con questa fiducia alla formazione che ha fatto di essere più vicino a Sarri magari, che ha un allenatore che cambia 10, 8, 7 giocatori e fa turnover sfrenato, no? No, sei d'accordo? Allora, se mi parti dal presupposto che la squadra è arrivata a settembre, tutta la squadra, sì, vero? Bravo. Cioè, non ha altre soluzioni. Pedro, sì, è arrivato in condizione disastrosa, l'abbiamo visto. Cioè, Vlahovic non ha ancora la cattiveria, l'arguzia, secondo me anche la malizia di poter fare e reggere un attacco, però, da solo. Però loro giocando l'acquisisci questo, un pochino. Sì, però tu non devi dimenticare una cosa, Cristian, che quella roba lì l'acquisti non con una squadra che, come posso dire, è in evoluzione. Ah. Se tu me lo butti dentro con una squadra ben collaudata, va in automatico. Questo è un altro discorso. Capito? Certo. Quando mi cambi 8 undicesimi, 9 undicesimi con Vlahovic in campo, ecco, diventa tutta un'altra storia, diventa. Quindi lui è chiaro che si deve affidare, magari ha messo in campo una formazione. Allora, secondo me, com'è andata? Con la Juve ha messo in campo la formazione per dar fastidio alla Juve, nel senso, provo sta formazione, non gli do punti di riferimento, gli chiudo gli esterni, devono venire nel mezzo, dove so io di avere, ciccio, dove io so di avere gente che gli può fare la differenza. Poi cosa è successo? Ha visto che la cosa è andata bene, perché se ti va bene con la Juventus, ragazzi, cioè, porco Giuda, la riprovo, certo, è normale. È giusto riprovarla, è conseguenza. Anche perché anche Montella, ragazzi, se, ripeto, se parti sempre dal tuo presupposto che è normale, non ha una controprova di una squadra, non aveva una controprova di una squadra, di un 11 che gli poteva, o anche di un modulo di gioco che gli potesse dare comunque concretezza. Eccolo. Perché erano cambiati tutti i giocatori. Capam. La Juve è passata in vantaggio. La Juve. Senti, guardi che scriveva. Ronaldo. Guarda, ha visto? Senti, ma il calcio a tempi di riparto, cioè, sì, ragazzi, ma noi, no, c'avevi centravanti. Oggi che stava a aspettare il pallone. Io non so chi partire ha visto questo di là che tu giocavi. Riga Notta sta sempre a aspettare il pallone. Ma davvero, ma davvero. E centravanti. Guarda che un centravanti fuori gioco, questa squadra. Fuori gioco. Ragazzi, in questa squadra si divertirebbe. Senti, ma centravanti di che mondo è mondo, ci hanno sempre avuto tutti. Dopo è arrivato Guardiola, ha giocato senza, tutti volevano copiare, però Guardiola ci aveva messo, non c'aveva mica Pinco Pallino. Cristian. Dopo
è tornato di moda il centravanti. 1-1 ancora. Mischia, posso dire. Perché l'hanno annullato? Fuori gioco di Dybala. Manca la no. Ma come no? No, è un'esclamazione mia. Ah. Comunque, scusa, ma Mario. Mario, ma te, che sei dentro più di noi, almeno più di me sicuro, ora non so di Lorenzo e Ciccio, ma te lo sai che Montello voleva un centravanti, no? Me l'ha detto te. Okay, l'hai detto te. Intervista. Sì, l'ho sentito anch'io. Tutte le conferenze stampa. Se uno lo vuole, oggi, un centravanti. Sì. Alessandro Paci si ama. No, no, io lo dico, se uno lo vuole, come ha detto Lorenzo, in questo momento gioca senza perché? Perché uno è arrivato ancora, si deve ambientare, sta, eccetera. Quello ti sto dicendo. E l'altro lo ritengono ancora troppo. Ma se avesse Riganò o Graziani, secondo te non farebbe giocare Riganò o Graziani? Io spero di sì. Ma ragazzi, ma voi avete voglia di vedete la, no, la, ma la, guarda, la, c'era la, l'intervista di oggi. Allora io faccio un altro ragionamento. Però sembrava che nel precampionato... Sì. Sembrava che nel precampionato, nella tournée americana, Vlahovic, sto ragazzo sì, era pronto per essere lanciato per avere un sì, po' di spazio. Sì, però invece... no, però questa, raccontiamolo un po' meglio le no, cose. No, no. No, ti spiego. Io, Vlahovic, sai, Mario, io parlo per quello che no, leggo. No, per carità, ma io Vlahovic stava andando benissimo, ma nel momento in cui lui lo lanciava, come dici te, negli Stati Uniti, erano sul mercato a cercare un centravanti loro, perché questo va detto, cercando sì, c'era. Allora io dico, se io non ho Graziani o Riganò e ho un ragazzo di 19 anni che si farà da grande, farà il centravanti, però va certamente gestito nei minuti, uno che non è un centravanti è Boateng. Poi ragazzi, quando è entrato in campo Boateng, a parte il gol col Napoli, mi sembra sì, che sì, tirò nella prima poi partita, non è che ci ha fatto vedere delle cose mirabolanti. Il terzo è Pedro, che non esiste perché non gioca neanche con la primavera. D'accordo? Allora io faccio allora per ripicca ne faccio giocare manco a Pedro, ora gioco così tutta la vita. No, io credo, Pedro, no, io credo che quando Pedro starà bene, sempre che sia un ottimo centravanti, perché questo va stabilito, ragazzi. Se è un ottimo centravanti e sta bene, gioca. Perché... Mario, guarda che la Fiorentina, per certo, ha tentato in tutte le maniere di fare un discorso col Napoli per Milik. Poi Milik non è voluto venire. Bene. Ha tentato in tutte le maniere con Llorente, ha avuto una settimana in mano Llorente, poi Llorente ha detto aspetto perché voglio una squadra che faccia la Champions, ho dei contatti in Spagna e in Italia. E l'Italia era poi di fatto il Napoli. Alla fine credo che siano andati su Pedro perché era Pedro l'avrebbero preso a prescindere molto probabilmente secondo me. Secondo me l'avrebbero preso a prescindere. Vedi che vieni da però me. In questo momento non sta bene. Aspettiamo di vedere Ciccio, come va. Ma io non sto criticando Pedro, io sto dicendo. No, lo so che non stai criticando Pedro. In assenza di Graziani o di Riganò, ma quale scandalo c'è se gioco con Chiesa e Ribéry? Io non trovo scandalo, ragazzi. Dunque, io ho sentito l'intervista che ha detto oggi e gli hanno fatto nuovamente la domanda sul centravanti, è stato molto, devo dire, ha risposto molto bene, ha detto che sta lavorando perché lui da centravanti o da punta, giocare senza una punta un po' lo ferisce, queste sono state le sue parole. E quindi sta cercando detto di inserire... Detto col sorrisino sempre. Con il detto sorrisino con sorrisino sempre. Sorrisino. C'aveva il sorrisino e poi parlava. E ha citato anche Vlahovic. Io il giorno... E quindi diceva che sicuramente sta lavorando per mettere il centravanti per poter dare continuità anche alla manovra. Ragazzi, se noi abbiamo indovinato Pedro, ve lo ripeto, se abbiamo indovinato, io non l'ho visto degli spezzi. Se abbiamo indovinato Pedro, adesso ci sarà da metterlo certo, a posto dal punto di vista fisico, ma se è quel tipo di centravanti che ci può far veramente comodo, quest'anno la Fiorentina si diverte, altrimenti a gennaio deve andare a prendere un centravanti, non c'è niente da fare, perché questa è una squadra che adesso sta facendo di necessità virtù e lo sta facendo benissimo, perché non dà punti di riferimento, perché Chiesa si muove bene, riberitemi, ma questa è una squadra che lì in mezzo ha bisogno di un centravanti. Togli un esterno, togli un esterno, togli un esterno. 4-3-3. Quindi Dirola esce. Di Lola, D'Albert, puoi cambiare chiunque, puoi cambiare. Cioè, dai, lì deve mettere mano. Cioè, momento in cui vai a cambiare, metti l'attaccante centrale, Ribéry e Chiesa rimangono in campo, ci mancherebbe altro. Quindi devi togliere dove teoricamente puoi togliere. Detto questo, io però vado un guarda po'... Guarda che noi vediamo l'Inter in tante partite, abbiamo visto Candreva che fa tutta la fascia giocando sempre alla stessa maniera. Ma perché Federico Chiesa non te lo fa quel lavoro? Anzi, te lo fa meglio. Però lo allontani alla porta, no? Ho capito. Ma se c'è un'altra, punta davanti, scusami. Capito, ma gli hanno chiesto, Pradelli ha chiesto 14-15 gol in conferenza stampa sul mercato. Lascia perdere, ma se... mette a fare tutta la fascia. Ma scusa, lascia perdere, ma se per un'esigenza tattica... Più di un centravanti. Se io metto un centravanti davanti, Ribéry leggermente più indietro, e Federico che mi fa tutta quella fascia lì, ragazzi, ma lui lo può fare, l'ha sempre fatto.
C'ha 80 metri di campo questo ragazzo. Secondo me lo può fare. Poi dopo, certo, non può giocare stabilmente lì. Anche secondo però me lo può in fare. Più. Anche secondo me lo può fare. Ma però... già lo fa quasi adesso, Federico, perché Federico copre 60 metri di campo anche adesso, eh. Non è che sta fermo lì davanti aspettando che gli arrivino i palloni. Intanto è arrivato Giampaolo Marchini in collegamento con noi dalla Lazione. Marco Ciampini. Volevo dire una cosa. Quello che mi ha detto Paci porta la Rossella a cena. Ma io non ci vengo. Ma che non ci vengo? Ma che sta mangiamo un dannato, eh? Quello è vero, ma anche due vestiti, guarda. Giampaolo, buonasera, Paci mi distrae buonasera. Sempre. Come va? Che aria si respira lì alla Nazione? Ma abbiate pazienza, ho fatto un attimino tardi perché ero distratto, stavo facendo un titolo che doveva riuscirmi particolarmente bene, allora ve lo faccio vedere, non so se riuscite a vederlo per benino. No, si vede nulla. No, non si vede, raccontacelo te. Troppo piccolo, allora ve lo dico subito. Mano di Lukaku. Si parla di prima categoria, Fiesole di forza, riscatto nel segno di Riganò. Oh, comunque Paci sei gobbo, no? Non bravo Giampaolo! Bravo! Giancarlo! Non potevo, visto che parlavamo di centravanti, e io parlo di centravanti che in questo momento sono passati dal campo alla panchina, ma evidentemente i risultati sono gli stessi, scherzi a parte. Credo che sia doveroso, insomma, a noi ci fa sempre piacere, al di là del fatto che Bomber è un amico, ma insomma... ci fa piacere che uno di noi della famiglia di RTV 38 sia comunque tornato in pista, ecco. Grazie. Bene. Grazie. Ma qui invece analizzavamo un po' di punti di questa partita di oggi Fiorentina-Udinese. Te in generale come l'hai vista questa Fiorentina? Ma nella prima ora, fino diciamo al gol che ha un po' allontanato gli spettri, l'ho vista incartata bene dall'Udinese. È da ammonire sto. Onestamente partita che la Fiorentina ha fatto, non dico fatica, ma certamente ha dovuto soffrire per venirne a capo. E allora quando inizi a vincere partite del genere incominci anche un pochino a credere un pochino di più nei tuoi mezzi, nelle tue capacità, indipendentemente dall'argomento chiave, centravanti sì, centravanti no. Però sta di fatto credo che la Fiorentina sia uscita con merito, con i tre punti in tasca. Certo, ci sono alcune cose da sistemare, altre che stanno andando molto bene. Però ecco, per fortuna arriva la sosta, perché in questo momento c'è bisogno un pochino di tirare il fiato, considerato che Montella sta andando un po' contro a quelle che erano le sue idee, cioè continua a giocare sempre con la stessa formazione. E questo alla lunga può essere un problema. Senti, Casares è stato l'innesto ideale per il pacchetto arretrato della Fiorentina. Ha dato quella sicurezza e in talune occasioni è veramente lui che sbroglia la situazione. Vedi? Io penso che lui abbia una grandissima mentalità. È un giocatore forse per certi aspetti sottovalutato ad alti livelli, anche se lui ha giocato in squadre importanti, non ultima la Juventus. Barcellona, e si vede Siviglia. Che è Barcellona, Siviglia, certo, però restando un po' all'Italia è stato probabilmente sottovalutato per certi aspetti, e vedendolo adesso non si capisce come mai squadre di un certo tipo che hanno necessità appunto di far quadrare i conti soprattutto dietro e siano un pochino dimenticate di lui. Meglio per la Fiorentina, che ha trovato il normalizzatore della retroguardia, quello che dà equilibrio, quello che permette anche ad Albert di essere un pochino più libero, un pochino più con la mente sgombra e fare il suo mestiere, cioè quello di spingere un po' di più, anche se oggi non è che abbiamo visto tanto questa situazione di gioco. Lo ripeto, merito all'Udinese che mi ha onestamente impressionato. C'è una squadra fisica messa bene in campo, dove alcuni giovani stanno diventando più che delle promesse e delle certezze.
Bene, ma Casares diciamo che è arrivato un po' con qualche incertezza perché non era in una forma fisica ottimale, era reduce di un infortunio, quindi anche quello aveva un po' lasciato dubbiosi quelli che l'hanno accolto, però invece sta facendo un'ottima partita. Mario? Sì, no, sono d'accordo con Giampaolo, dico anche questo, tra l'altro Casares, Giampaolo, se non sbaglio, sto andando a memoria, è vicino alle 100 presenze nella Celeste nazionale uruguaya. Esatto. Che è tradizionalmente una nazionale molto affascinante, soprattutto ricca di grandissimi difensori. E poi trovo, ma questo lo dico anche allo studio, lo chiedo allo studio, trovo che la difesa fiorentina in questo momento sia assortita molto bene, perché ci sono due marcatori forti come Milenkovic e Casares, e Pezzella è diventato una sorta di libero, se vogliamo, no? Il giocatore un pochino più libero, che stacca un po' di più, fortissimo sulla contraerea. Lo vedo, ecco, li vedo ben assortiti. Qui c'è un grandissimo centrale come Lorenzo Amoruso, li vedo veramente. Poi Pezzella assortiti. Ne gioca a tre, sta giocando anche sì, meglio. Sono d'accordo. A tre sta giocando molto. Ora, molto io non voglio volare troppo con le previsioni, però non dico i migliori, per carità, ci sono altri pacchetti difensivi. Però li metterei, se continueranno così, tra i migliori pacchetti difensivi del campionato. Lorenzo, ragazzi, noi non giochiamo a 3, noi giochiamo a 5. Ma si difende, sì. Però. No, vabbè, no, però non dipende. Noi quando ci difendiamo, ci difendiamo a 5 e fa bene. Sì. E fa bene. A me mi piace questo tipo di assetto tattico perché ti permette di essere più coperto, di avere più uomini dentro l'area di rigore, di coprire meglio le zone però di campo. D'Albert spinge parecchio. Ho capito, ma la fase difensiva, quando la palla ce l'hanno con gli altri, la fa anche D'Albert. Sì, non sì. È che non la faccia. Sì. Non è che giochi 3 contro 3 con questa squadra, non ci giocherai mai 3 contro 3. Giochi 5 contro 3, perché, o 4 contro 3, perché o Lirola o D'Alberto, uno dei due, si abbassa sempre, perché è nella Lirola, logica. Lirola c'è sempre. Nella logica. Sì, Lirola si abbassa di più. E però dopo questo ti dà il vantaggio che come prendi palla ti apri e c'hai gli esterni che attaccano la fase offensiva. Il terzetto che vi ho detto, lo vedete ben assortito? Allora, il terzetto sta facendo molto bene, tant'è vero che oggi i voti che ha dato sono alti per tutti e tre, perché hanno dato solidità, avevano clienti difficili, era una situazione tattica da leggere molto pericolosa. Hanno fatto bene in tantissime cose, devono migliorare secondo me nella personalità. Ti dico questo perché non sono soltanto sospetti, perché nel primo tempo c'è stata una situazione dove ha sbagliato palla, c'è stato un errore tra Pezzella e Milenkovic, e proprio guardavo l'allenatore, perché ovviamente voi guardate sempre la parte di Dio, guardo anche l'allenatore, proprio Montella faceva questo gesto a Pezzella, cioè deve parlare. Parlate, perché se no si va in due sulla stessa palla e chiaramente vengono fuori problematiche. Allora, però Casares è personalità, dove allora portare. Sì, però gioca sul centro sinistra, certo. Allora, è chiaro che si devono chiamare di più, si devono aiutare di più, devono essere più complementari. Come caratteristiche ci siamo, assolutamente sì, perché sono praticamente veramente tre giocatori totalmente diversi gli uni dagli altri. Bisogna crescere, perché se pensi che possa bastare questo per... siamo fuori, cioè no. Non ha senso. Quello che dice Ciccio è vero. Abbiamo due esterni che secondo me, in maniera differente però, stanno interpretando benissimo quel ruolo. Lirola secondo me è al 60%, D'Albert invece sta facendo molto molto bene, anche se oggi un paio di stupidaggini in fase difensiva le ha fatte. Tra l'altro, guardiamo che voto hai dato a D'Albert oggi mentre facevamo le pagelle. Ma fondamentalmente a me piace come la squadra stia migliorando, perché è quello che ti fa capire che nel percorso che questa squadra sta mettendo dietro le spalle c'è una crescita costante. E qui la crescita non la vedi soltanto perché dici uno vince, no. Tu puoi vincere, e si è vinto anche a Milano 3-1, però hai concesso tante palle gol. Tu dici è il Milan, ho capito, però intanto certi errori possono essere evitati. D'accordo. Con l'Udinese sapevi che dovevi rischiare meno perché giocavano di contropiede, eccetera. E nonostante tutto gli hai concesso nulla, perché come si diceva prima, Drongoski ha fatto solo una parata, fenomenale, bella, ma l'atteggiamento di Drongoski oggi è stato, più che la parata, è stata la tranquillità che ha dato la difesa. Ha fatto due o tre uscite nella situazione dove poteva essere incasinata. Ha dato tranquillità al reparto. Quando un portiere viene fuori con un cazzotto
e tira la palla a 30 metri. E ragazzi, io difensore, e parlo veramente da difensore, so che quando ci sono le palle difficoltose, c'ho qualcuno dietro che mi viene fuori, tira un cazzotto. Alle spalle sono coperto. Capito? È un'altra cosa. Cioè, non ci deve essere per forza l'assillo di dire, oh mio Dio, se non la prendo io di testa. Gianpaolo Marchini, sentiamo un po' te cosa ne pensi. Sei d'accordo con il discorso di Lorenzo? Ma io sono d'accordo con il discorso di Mario. Io credo che ripercorrendo un po' la prima Fiorentina, possiamo, magari il paragone è ardito e possiamo discuterne, ma che la coppia Milenkovic-Pezzella un po' mi ricorda quella Gonzalo Rodriguez-Savic, se vogliamo. Una coppia che comunque, è vero, deve trovare magari gli automatismi, però certamente si avvicina molto all'argentino che giocava il pallone, non peraltro Pezzella può fare lo stesso servizio, e secondo me Milenkovic è destinato a essere superiore a Savic. Lorenzo, mi ricorda un po' quella situazione. Lorenzo non è molto convinto. No, perché secondo me Pezzella non ha le qualità di Rodriguez nel giocare la palla, stiamo parlando di due difensori totalmente diversi. Questo non è una cosa negativa, perché secondo me Rodriguez era molto più giocatore e molto meno difensore. Pezzella secondo me è molto più difensore che giocatore a livello di impostazione, parlo. Quindi la coppia, no, secondo me si integrano bene, perché uno è molto più fisico, quello sì. Pezzella ha la chiusura tattica, oggi ha fatto una chiusura bellissima, è stata. Ma questa linea difensiva di questa adesso è sicuramente superiore a quella di prima, perché il terzo era Roncaglia e adesso sei Caceres. Per carità, Gianpaolo, lasciamo perdere. Ma la realtà è questa, e quindi, Gianpaolo, e quindi la linea, secondo me, i due sono... Sai Gianpaolo, io non sono abituato a giocare un reparto, io sono abituato a giocare tutta la squadra, soprattutto i risultati che vengono fuori. Quando si parla, perché tanto alla fine puoi dire io c'ho anche Messi in campo, sì ho capito, però Messi poi cosa fa? Ma stavamo parlando della difesa, sì, però Mario stava parlando della difesa, è ovvio, ma che allora, poi è tutto che fa parte non si della, può, della non si squadra, può mai fare un discorso del genere, perché alla fine avevi un centrocampo, cioè il centrocampo fa parte di quello che è la fase di non possesso, come ti protegge, come ti copre, e tante volte io ti dico, io ho avuto la fortuna di avere centrocampisti che mi lasciavano praticamente le palle facili, cioè, e per me alcune volte sembravo io che avessi fatto l'anticipo bello o il colpo di testa bello pulito, perché era l'unica soluzione che gli avversari avevano, perché i miei amici li mettevano in condizione di fare quella giocata. Quindi se leggi bene, te avevi la fortuna di giocare con un centravanti, eh? Non ho capito. Avevi la fortuna di giocare con un centravanti. Sì, vabbè, ma che c'entra quello che... Se tu analizzi tutto insieme, stavi dicendo prima, analizzo tutto insieme, tutta la squadra, hai ragione, ma avevi la fortuna di giocare un centrocampo di un certo tipo e poi dopo devi uscire avanti. Entra nello staff di Prandelli? Ma guarda, ti giuro, io lo conosco abbastanza bene, anche Lorenzo lo conosce abbastanza bene. Io non sapevo nulla e lo... È uscita questa notizia, complimenti, però. Alberto Polverosi ha scritto oggi su Corriere dello Sport, sicuramente è vera, e ora intanto quindi, lui... Gabriel Battistuta è in fase... fa parte dello staff di sì. Prandelli. Sì, che vuol dire, perché c'era stato un colloquio tra i due qualche tempo fa, perché... Battistuta aveva chiesto insomma lumi a Prandelli, aveva chiesto anche di confrontarsi, e sembra insomma che ci sia questa possibilità. Tra l'altro Gabriel in queste settimane è a Firenze a fare l'educazione dopo un intervento abbastanza pesante, ma ci auguriamo tutti risolutore della condizione della caviglia, insomma, anche perché non era messo bene. Mancano veramente pochissimi minuti prima della pubblicità, ma volevo fare una domanda a Gianpaolo. Oggi abbiamo visto al Franchi De Paul tutta l'estate nel mirino della Fiorentina. Ti sarebbe piaciuto quindi vederlo in squadra, e secondo te ci sarà possibilità di magari averlo nel mercato riparatorio di gennaio? Ma soprattutto se vale 40 milioni. Ecco, anche questa. Oddio, ci tocca riparlare di mercato, ma non credo che in questo momento ci sia un problema De Paul, nel senso che la Fiorentina, certo, è un giocatore che a cui piace, per l'amor del cielo, però è anche altrettanto vero che secondo me si può intavolare una trattativa non tanto per gennaio, ma quanto eventualmente per giugno, perlomeno in questo momento. E poi il De Paul visto oggi, certo che non vale 40,
40 milioni, però no, non si può certo giudicare un giocatore da una partita unica. È sempre un giocatore a me piace e che piacerebbe vedere con la maglia della Fiorentina, questo sì. Sai, io credo abbia pagato a livello psicologico, lo chiedo ai nostri amici ex calciatori, il fatto che ha vissuto un'estate in cui lui aveva veramente accarezzato l'idea di venire a Firenze, quanto vero lasciare Udine perché si sente maturo per un salto di qualità. Aveva messo poi, anche dei cuoricini, poi alla fine, viola. Cioè non c'è guarda, io devo dire che Chiesa invece da questo punto di vista sta dando le risposte molto diverse, ma il rischio è grandissimo. Quando un giocatore sa, insomma, culla l'idea di andarsene per andare a migliorare e poi per X motivo gli impediscono di fare questa operazione, ci sono, come dire, dei contraccolpi non da poco. Lui tra l'altro oggi tornava dopo una squalifica di alcune giornate, sì, sì, con un gesto non da lui, accelerato, che l'ha costretto a stare fuori. Tre giornate mi sembra. Tre sì, partite. Mario, ma poi il mercato chiude, quando chiude il mercato sei un professionista, tu fai il tuo mestiere, magari vai via a gennaio il prossimo anno. Cioè, io a queste cose, ragazzi, non ci credo. Come si diceva per Chiesa. Non ci credo, perché, sì, perché poi comunque poi te lo devi meritare. Sì. Perché intanto, se poi fai una stagione da 0-0 a Fiorentina, fai una stagione da 0-0 a Fiorentina non ti piglia più dopo, ragazzi. Ma se la delusione è forte. Ma a voi sto De Paul le piace? A me piace, però non credo valga 40 milioni. Circa. Primo, secondo me, poi sono quei giocatori che spesso rimangono sullo stomaco di certi allenatori, perché è come Pastore. Poi tu gli dai la possibilità di giocare sempre, di farlo sentire un titolare, altrimenti è un giocatore perso questo, certo, qui. E allora io poi come caratteristiche in questa Fiorentina francamente non ce lo vedo neanche. Ora non ce lo vede nessuno, perché secondo me nessuno si aspettava l'esplosione di Castrovilli, secondo ma me. Tu a gennaio lo prenderesti? No, allora io dissi già una cosa nel calcio, io vado alla ricerca di un centravanti serio nel calcio mercato. Io dissi che si sta reputando reale per quello che si è verificato. Ho detto, ragazzi, De Paul è un giocatore che non ha 20 anni e che quindi tu vai a pagare 40 milioni, cioè, o perlomeno potresti pagare 40 milioni perché potenzialmente potrebbe migliorare tantissimo. Allora è chiaro che può migliorare ancora tanto De Paul, ma ha fatto vedere delle cose, ma non è un giocatore da 40 milioni, e la risposta l'abbiamo avuta poi dal mercato, perché se c'erano squadre importanti come l'Udinese sosteneva che dietro il giocatore che avrebbero speso di più portavano i soldi, 40 milioni via. Quindi cioè, io posso pagarti il giocatore, te lo dico, 25 milioni, 30, faccio già un po' fatica, ti dico 30, perché comunque ho intravisto delle cose. Poi detto questo, perché noi non sapevamo, Ciccio, che impatto potesse avere Castrovilli in questa Fiorentina. Quindi lui avrebbe fatto in questo momento, ti dico, il ruolo di Castrovilli. Ma Castrovilli te fa fase difensiva, fase offensiva, De Paul te la per questo ti sto dicendo, ho capito, ti sto dicendo, tu noi non lo sapevamo. Se ne prendi un altro, se ti serve un certo. Allora ragazzi, se prendi De Paul devi vedere le caratteristiche del giocatore. De Paul, se lo prende non può fare la mezzala. No, ma Ciccio, però lo sa meglio di me. Allora, no. Ciccio, le caratteristiche di Castrovilli erano buone anche prima. Di miglioramento. Perché erano... De Paul è questo? Ciccio, sono già due anni Ciccio, che lo vediamo. Le qualità di Castrovilli sono buone già dall'anno scorso e da due anni fa. Il problema è che non sai che impatto ha in Serie A. Sì, io vivo in Italia, io Castrovilli non l'avevo mai visto giocare. Vabbè. Quando l'ho visto la prima volta ho detto, beh, questo è un ragazzo che ha delle buone qualità, si muove bene, però ho detto è un'alternativa, perché pensavo giocassero degli altri. Poi invece ci siamo accorti che è cresciuto talmente tanto che sta grande facendo... personalità. È diventato un gioiellino per questa società oggi. No, però De Paul è questo, non ha margini di miglioramento, è un buon giocatore, ma non mi sposta gli equilibri. Dove lo metteresti da allenatore? Dove lo metteresti? Trequartista o esterno? Trequartista. Aspettate, voglio salutare Gianpaolo Marchini che è veramente agli sgoccioli. Gianpaolo, da che parte stai per quello che stiamo dicendo in studio? Lo prenderesti De Paul a gennaio oppure no? Ma a gennaio molto dipende da come arrivi poi a gennaio, se hai la necessità di fare qualche correzione in corsa. Però su De Paul ci sono due aspetti, li dico velocissimi e poi vi saluto. Sicuramente la Fiorentina con l'Udinese ha parlato di De Paul e l'Udinese gli ha chiesto quei soldi, ma non ha fatto neanche prima di Ribery. Sì, prima, dopo è lo stesso, Prima di Ribery non cambia il concetto e ti spiego perché. L'Udinese quest'anno ha fatto il record di abbonati
e De Paul era il giocatore più rappresentativo dell'Udinese. È vero. Pozzo poteva vendere De Paul esclusivamente per una cifra folle, altrimenti non avrebbe avuto senso. Come si sarebbe presentato davanti ai tifosi che gli hanno manifestato grandissima fiducia per questa squadra, cedendo il pezzo pregiato? Lo avrebbe potuto solo giustificare di fronte a un esborso iperbolico. Ecco da lì che nasce la richiesta di 35, 40, quanti sono stati, indipendentemente che la richiesta sia arrivata prima o dopo di Ribéry. Grazie mille Giampaolo, ti ringrazio, ci vediamo un saluto domenica a tutti. Prossima. Ciao Giampaolo, ciao, e anche noi ciao. Ci vediamo tra pochissimo perché andiamo in pubblicità, restate con noi. Accidenti. Quindi, no, allora, sentiamo un po', no, dai. Ho detto, non parlare, lei parla, ecco, c'è verso e farla sta zitta. C'è questi due amici, no, che si incontrano. Che dice, allora, come stiamo in Brasile? Va, in Brasile è bellissimo. Queste, a parte c'è queste donne tutte, sai, da con questi culi meravigliosi, no? Ah, dice, poi sulla spiaggia tutte a giocare a pallone. Un c'è verso, in Brasile o sono zoccoli o sono calciatori. Quello gli fa, ma io sono sposato a una brasiliana, che ruolo gioca? Ma guarda, a questo proposito... Ti ha fatto ridere anche te. Anche me. Accidenti. Ed ero sincera. Davvero. Vorrei mandare... Scherzo, vuol dire che non era sincera. Ma non è mai sincera. Hai capito? L'altra volta lo sai che mi ha detto? Mi ha detto, bello. Non è mai sincera. Io te ne dico tante, ti dico amore mio, quando ti chiamo, scusami. Ma vorrei mandare subito un servizio molto particolare, guardiamolo. Quale servizio? Vale, poi lo commentiamo. No, 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 grande. Diciamo è bellissimo, però... No, no, ascolta, ma come ti sta attaccato quello? No, è quello che ti volevo dire, cioè, lo volevo dire anche a lui. Cioè, la ma paura... Perché a me, io... La paura, non è la io paura io non mi lancio con qualcuno dietro, no, tranquillo. No, è proprio quello, la paura non è quella del volo. È che tu c'hai questo dietro, che tocca stare a me le strinte così, no? E quindi non pensi a niente, pensi solamente a questa cosa lì. Bellino, però, bellina questa sensazione. Guarda cosa dico qui. Petrillo, ti amo. Bravo, l'hanno sentito dappertutto. Ma il capello indietro, bellino però, eh. Potresti farlo. Sono venuti come tu ce l'hai te ora. Uguale. Torniamo a noi, torniamo alla nostra Fiorentina. Ribéry, ecco, ha fatto un'ottima partita, è stata la quinta di fila che ha giocato da titolare. Era veramente tanto tempo, dal 2014 se non sbaglio, che non giocasse così tante partite una dietro l'altra. E appunto è un fenomeno, il king della Fiorentina. Leonardo, te come l'hai visto? Fa la differenza, ma non solo come giocatore, fa la differenza anche negli avversari. Se ci fate caso, anche gli avversari, magari che succede un contrasto, lo alzano tutti, si complimentano, perché è proprio un giocatore, cioè il giocatore di fuori classe, lui lo è. Io volevo fare una parentesi per quanto riguarda De Paul, visto che si parlava prima. Magari quei 40 milioni, se non tutto in parte, penserei a Dalbert, perché Dalbert è veramente un ottimo giocatore. Un mancino puro che corre come tanto, rientra tanto, e secondo me è quello il giocatore da puntare per gennaio, per vedere di acquistarlo, visto che non è il nostro. No, a proposito del coro che è partito oggi, era quello che era riservato a Schwarz. No, a Schwarz. No, pensavo a un fenomeno, lo cantavano a fenomeno, sì, ma quando è partito il coro Frank, pom, 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 ah, pom, sì, Frank. Sì. Era quello di Schwarz. Devo fare oggi devo dire lo stadio. Anziani come me e ricordarsi di Schwarz. È vero. Stadio ripetava... bellissimo oggi, ragazzi. Stadio pieno. 38.000. Ragazzi, 38.000. Uno spettacolo essere allo stadio. Sold out. Ti ricordi Mario quando arrivò Schwarz? Insomma, non è che ci facesse impazzire, no? Però era tosto. Però un giocatore cambiò sostanzialmente il centrocampo. Il centrocampo di Ranieri era utilissimo. Sì, sì. Sì. E devo dire che Ribéry, da questo punto di vista, sta cambiando mentalmente la Fiorentina. No, più che altro è la cosa divertente, secondo me, in questo momento, è accorgersi come il resto d'Italia
abbia scoperto Ribéry, no? Come se lui... Anche Urbano Cairo. Anche Urbano Cairo. È vero, sì, perché... C'erano molti scettici, perché molti pensavano, diciamo, che mancasse solo la salsa verde perché era strabollito, altri pensavano che fosse esclusivamente un'operazione marketing. A parte, se è anche un'operazione marketing, va bene. Mi ricordo il giorno della presentazione, vendettero quasi 1000 magliette, per cui per Firenze è una notizia. Ma io credo che sia stato commesso un errore di superficialità, perché quando un calciatore rinuncia a guadagnare molto di più per venire a Firenze, non giocare neanche nelle coppe, vuol dire che ha una voglia dentro straordinaria. Occhio, che quella è stata secondo me una scelta molto ponderata, non giocare nelle coppe, secondo me. Gioca meno. Sai, arriva Ribéry. Però magari giocare in Champions gli avrebbe fatto piacere, no? Che dici? Preferisco giocare io. Ribéry ha vinto la Coppa Campioni, non dimentichiamo. Cioè, ha vinto il tripleto, ha vinto. Capito? Bene. Nel momento in cui, cioè, devo andare e so che su... Perché alla fine se giochi in Champions League e vai parliamo di squadre di alto rango, certo. Giochi 50 partite l'anno? Roba più, roba meno. Devi teoricamente giocare 50 partite l'anno. Per l'età di Ribéry, e ci sono passato io a quell'età, per quanto tu possa essere perfetto, bravo, non ne giocherai mai 45. L'anno scorso ne ha fatte 38, perfetto, spalmate tra Bundesliga, perfetto, Coppa. Quindi ti dico, allora, ti posso garantire che la trattativa con Ribéry è durata un mese. L'ha portata avanti un mio carissimo amico, l'ha portata avanti e ci ha lavorato tanto, ma tanto tanto, proprio perché sono stati toccati tanti punti, sono stati toccati, ok? Detto questo però, secondo me la scelta di Ribéry è stata proprio quella: vado, so di poter giocare 38, quelle che sono le partite, 37, 30, non lo so, posso dare il massimo perché ho le soste, posso riposarmi e, tra virgolette, cosa che pochi pensano, può allungare la carriera. Sì, è vero. Perché, cavolo, ragazzi, una cosa è giocarne 60 di partite, una cosa è giocarne 30, e cambia parecchio. Poi, 36 anni, 62. Poi Cristian, 30 da Ribéry, ma sono 60 da Gil Diaz. Sì, ma magari la gente associa il Bayern, l'ha mandato via, è bollito, è cotto. Perché vabbè, poi, ma sai... Penso che lì aveva fatto il suo tempo. Ma ci ormai mancherebbe, dai, altro. Ragazzi. Poi, sai, il Bayern ha ringiovanito tanto, perché ovviamente... Anche, sai, al Bayern non è più in contesta il problema dello scudetto. Al Bayern ormai è la Champions League, ragazzi. Sì. Cioè, se non cambi, infatti tant'è vero che il Bayern, tra l'anno scorso e quest'anno, è stata la squadra, una delle squadre più attive sul mercato. Certo. Ma poi era già 2 anni che si sentiva parlare a Monaco di rinverdire le fasce, no? Quindi Robben, Ribéry, tant'è il motivo per cui c'era ancora Ancelotti al Bayern. Bayern si mosse per chiedere notizie di Chiesa, perché vedevano in Chiesa un prospetto futuribile per il giocatore, certo, fatto crescere in un certo ambiente, avrebbe potuto inserirsi nel solco dei Robben e di Ribéry. È piaciuto molto che il discorso di Lorenzo per quanto riguarda Ribéry, che è stata una scelta molto intelligente da parte di lui. Sinceramente non ci avevo riflettuto su questa cosa, ma è una cosa... Chiedono di Zurkowski, l'impatto a me non mi è dispiaciuto. No. Giocato poco, già giocato poco, quanto ma anche, e lo stesso, faccio lo stesso ragionamento che ho fatto per Ghezzal. Anche lui oggi, secondo me, doveva dare di più. Ripeto, quando dico voglio qualcosa di più, non parlo a livello qualitativo, a livello di quantità. Hai bisogno di metterti a disposizione della squadra. Cosa c'è bisogno di fare in questo momento? Correre. Lottare. Voto 3, esagerato. No, non è vero, non confondetevi, regia. No, ma chi è? Ma non ho neanche votato di entrare. No. Questa è una frase di sempre Lorenzo, e fare il facile, giusto? Secondo me, cattivo dare 3. Secondo me senza voto intanto al 30. Mi faccio licenziare in regia. Chi entra meno di 20 minuti e senza voto fisso? Domanda. Meno di 20 minuti, no? 10. Secondo me non è proprio il giocatore, il centrocampista ideale di Montella. Allora, secondo me ha le caratteristiche di un centrocampista incursore che si butta dentro, che ti fa anche, secondo me, un gran buon lavoro a livello fisico. Il problema, ripeto, possiamo tornare a parlare di nuovo, hai trovato un Castrovilli che anche oggi ha fatto una partita stratosferica per qualità e quantità, ha fatto dei numeri bellissimi da vedere, è elegante, ma soprattutto, cioè, per quello, considerate che questo era l'esordio, ragazzi, ha una personalità... Cioè non ha paura di andare a rischiare e provare a fare determinate cose. Ragazzi, ma si vede. Poi magari tante volte non li riesce, ma io apprezzo uno, chiaro, bisogna saperle fare anche nel posto giusto e al momento giusto certe cose. E lui questa capacità di scelta ce l'ha ed è fondamentale per la Fiorentina.
Ma volevo ritornare... No, scusa, una cosa prima, perché c'era scritto Rossella, hai convinto Riganò? Sì, ah sì, perché su Facebook mi avevano scritto una proposta per Christian, però poi ha avuto... Una proposta da parte sì, di giocare in una squadra, di giocare, però non... Ma dato il lancio per due notizie dell'ultima ora, ma poi non sono notizie, sono rumors, come si dice in questo caso, cioè Giampaolo che è in bilico e nonostante la vittoria di Francesco di oggi. Addirittura ma anche quello del Genoa è in bilico, no, però sui due c'è un comune denominatore è Pioli, sì. Cioè sia il Milan sia la Sampdoria stanno pensando Milan, a Pioli come sostituto. Scusa, ma se Giampaolo si dice Giampaolo, perché De Paul si dice De Paul? Si dovrebbe dire no, è De Paul. Giampaolo, allora. No, è De Paul. De Paul. Ma io mi volevo un po' collegare a quello che aveva detto Mario prima su Ribéry, quindi che molti scettici l'avevano visto un po' come un ribollito, ma secondo voi la Fiorentina quando l'ha acquistato sapeva del ovviamente del grande potenziale, ma pensava che Ribéry desse il massimo come sta facendo ora, oppure è stata una sorpresa? No, ma anche lo sapevano, per lo sapevano, perché tra l'altro ora io non so chi è l'amico di Lorenzo, però un altro attore di questa vicenda è stato Luca Toni, che è molto amico di Frank, che parlò con Pradè e, ma poi lo sapevano benissimo. Poi io guarda, io la domanda la farei a Ciccio, a Cristian, a Lorenzo. Loro hanno giocato, a parte essere stati grandi calciatori, hanno giocato anche con dei fuoriclasse nella vita loro e sanno benissimo che il fuoriclasse è fuoriclasse dentro. Il fuoriclasse o è fuoriclasse no, o è dentro, nel senso, nel senso che si mette in discussione sempre nel momento in cui si rende conto che la testa continua a pensare da fuori classe e i piedi e le gambe non ragionano più con la testa, smette, cioè non va a rubare soldi a nessuno, questo è il passaggio, no Ciccio? Sì, per no, cui, ma cioè... chi ha preso Ribéry ha avuto un'intuizione meravigliosa, anche perché tra l'altro poi è arrivato con una preparazione atletica approssimativa, perché si era allenato, ma un conto è allenarti con delle squadrette o con dei ragazzi o dove vuoi tu, e un conto fa una preparazione seria. Quindi anche lì l'impatto. Ma lui sa cos'ha il vantaggio rispetto ad altri che hanno più o meno la sua età? È che ha una muscolatura, è come un po' Cristiano Ronaldo, no? Sono muscolature da ragazzi di 28-30 anni, non da un 34enne. Sta bene lui, si vede. Cioè la carta d'identità genetica è diversa da... Poi credo che i ritmi nostri si adattano molto bene al suo modo di giocare, perché tecnicamente è molto bravo e soprattutto è un punto di riferimento anche per tutto il resto della squadra, perché uno che ha vinto quello che ha vinto lui, con la sua immagine, con la sua esperienza, con il suo modo di fare, perché da quello che mi dicono è un ragazzo straordinario, sì. Arriva prima, va via dopo l'ultimo, è sempre molto professionale, dà dei consigli un pochino a tutti. Sì, ma se lo guardi bene ha cambiato anche modo di giocare, una volta faceva 3.000 volte la fascia, ora viene a centrocampo, tiene palla, comincia l'ulazione. Anche no, perché giocava faticamente. Faticamente, intelligente, no? È importante anche per un difensore, un'altra cosa. La palla è importante. Se in questa squadra ci mettiamo dentro Lewandowski, lui fa lo stesso lavoro che faceva al Bayern, perché ha un riferimento di un centravanti come si deve. Adesso lui è chiaro, si risparmia un po', perché fa un pochino più della fase offensiva, ma se ci fosse un centravanti, guarda che Ribéry giocherebbe più o meno come gioca come giocava nel Bayern, secondo me. Fermo restando ci prova, lo fa fermo restando lo fa meno volte che Ribéry comincia adesso a stare bene fisicamente, adesso comincia a stare bene perché già ha un mese e qualcosa sulle gambe di un lavoro fatto come si deve, e quindi se tu ci metti Lewandowski in mezzo all'attacco della Fiorentina, lui vedi che fa il lavoro che faceva al Bayern e Chiesa fa il lavoro che faceva Robben. Io ci starei. E io pure. No, però per dirti, se veniva Llorente, che l'hanno cercato, certo. Se mettevi Llorente in mezzo, lui faceva l'esterno con questo 4-3-3. Ah, ecco, bravo, a quel punto cambi il modo di giocare, fai 4-3-3. Sai cosa mi ha un po' intristito, Ciccio, nel tuo discorso? Il tema dei ritmi. Come si dice ormai da qualche anno in Italia, purtroppo si va un po' più lenti rispetto alla Champions League, rispetto a certi campionati, no? Proprio con la Champions League c'è una differenza in questo momento che come dire, è tangibile anche all'occhio del profano, non solo del tecnico come te. Questo mi ha un po' intristito. Lo sai cos'è? Il calcio italiano è legato troppo al tatticismo.
Noi siamo troppo legati perché tutti gli allenatori la prima cosa che pensano la squadra avversaria e il non possesso di palla. Io una volta ho incontrato João Mario a Milano e gli ho detto: ma uno tecnico come te come fa a non giocare in quella squadra? E mi dico: ma se io devo fare tutte le volte la fase difensiva, io faccio fatica. Io devo giocare dalla metà campo in avanti per Pastore. Un pochino deve fare. Pastore, ma un po' sì, ma poi non gli devi rompere troppo le scatole, perché se dopo cominci devi andare a rincorrere la gente, ti stanchi il doppio e non esprimi più le tue qualità. Pastore è un altro giocatore che deve giocare, se deve giocare, libero da qualsiasi dal punto di vista mentale. Se mi devo muovere insieme alla squadra, senza, ma io non devo senza rincorrere. Senza compiti. Gio Mario mi ha detto: io sono sempre stato abituato a far sì che siano gli altri a marcare me, non io che devo rincorrere, Ciccio, gli altri. Ma questo, ti snaturi. Il discorso che stai facendo vale anche per l'allenamento, mi spiego meglio. Qui si fanno ore e ore di tattica, di aula, tra virgolette, no? Anche aula vera, perché passano tanti momenti davanti ai video, ma poi fanno anche tanta aula in campo, esercitazione, mentre all'estero mi risulta faccia pochissimo. Mario, ore e ore ore e ore è una parolona. Lo fanno anche all'estero. All'estero, poi Lorenzo c'ha anche giocato in quel campionato. Sono meno tattici, cercano di giocare di più, di proporsi di più. Gli allenatori sanno che rischiano anche di meno, perché perdi una, due partite, nessuno ti mette subito in discussione, nessuno ti punta la croce addosso. Qui, ragazzi, un allenatore vince una domenica, va a casa, si prepara un bel piatto di spaghetti e se li mangia con calma, tranquillo. Se perdi la domenica dopo, già quello spaghetto. Già quello spaghetto lo mangi col magone, perché già cominciano i rumors. Cominciano. Avete visto noi con Montella all'inizio, si faceva riferimento all'anno precedente, non si era mai vinto, non è un vincente, e che qui e che lì, che sotto e che sopra. Quando noi dicevamo: per giudicare un allenatore devi vederlo lavorare. Allora lì capisci se uno è bravo o non è bravo. Poi può incidere o può non incidere. Guardate Mihajlovic a Firenze, è andato via quasi a calci nel sedere. Oggi a Bologna, guai si tocchi Mihajlovic, è diventato in quella squadra, da quando è arrivato lui a sostituire Pippo Inzaghi, il numero uno. È vero. Lui è quello che decide. Cioè, i risultati passano attraverso le sue indicazioni. Vedi che tante le volte, è come adesso, si parla dell'esonero di Francesco. Ci sta, perché purtroppo in quella squadra non è riuscito ad incidere. Io l'ho visto lavorare un pochino a Roma. Se lo vedi, quasi ti innamori, perché sta attento a tutto, alle virgole, fa le cose per bene. Ah, pure poi, una squadra scarsa, lo volevo dire o no? Poi il campo, purtroppo, non sempre ti rende merito. Io ho visto degli allenatori meno bravi di altri, ottenete ottimi risultati perché ha incrociato la squadra giusta al momento giusto, e allenatori bravi che non hanno fatto carriera. Io poi faccio sempre un esempio che non mi stancherò mai di farlo: Giancarlo De Sisti. Io non riesco a comprendere perché uno come Giancarlo De Sisti, che ho avuto 2 anni alle dipendenze e mi sono migliorato tantissimo, non solo dal punto di vista tecnico, tattico, ma anche sotto altri aspetti, non riesco a comprendere perché uno che lavorava così bene come lui non sia mai riuscito a fare carriera. Lui l'ha detto perché... Sì, lui l'ha detto, però anche lì bisognerebbe aprire una piccola parentesi, perché qualche volta forse una domanda bisogna farsela. Però, per come l'ho visto lavorare io, Giancarlo era un predestinato in panchina, sapeva fare tutto. Sapeva gestire, sapeva allenare, sapeva dialogare, era un psicologo, era un amico, era uno che se facevi una cosa sbagliata ti riprendeva subito per un orecchio. Allora tu capisci, dici, ma questo è... Per fare l'allenatore, cioè, è preciso. È il prototipo. E però, cioè. E però poi, visto come è andato a finire, il calcio è un mistero delle volte. Cosa che dubbio. Ci scrivono? Si dice De Paul, non è inglese, Pasci? Digliene. Si dice De Paul. È argentino, ora credo, non so argentino. Se è d'origine francese. No, e l'ha detto uno che ha la moglie argentina, ha detto lo saprò. Prima è vero. Io vedevo che continuava. Tra l'altro si chiama Mario. Vedevo che continuava ad arrivare questi messaggi sullo stadio, la storia dello stadio. Sì, è vero, molti messaggi anche su WhatsApp. Mario, sì? Aggiornamento. Io non ho aggiornamento. Quello che ho capito è che l'ipotesi Mercafi naturalmente resta sempre in piedi, però ho capito che Rocco non vuol più perdere tempo. Certo. E quindi Rocco è molto deciso a comprare un terreno. È vero che c'è l'ipotesi dei campi, però io dico stiamo attenti anche sul comune di Firenze, perché se si dovessero liberare delle opzioni...
Penso per esempio tipo? Tipo Castello, mi viene in mente. Sì, oppure, appunto all'indiano c'è oppure, scritto. Oppure altro, cioè quello è Castello cambiato. Sarebbe una notizia. Allora, 30 secondi, 30 secondi. Tra l'altro di Castello ne abbiamo parlato anche alle di radio in settimana, lo sai bene. E il discorso è questo, è cambiato lo scenario completamente, perché prima c'era una proprietà che probabilmente era partita in quarta per fare lo stadio, il centro sportivo e quant'altro, e man mano si è disamorata, e poi comunque avevano già messo in cantiere, l'abbiamo scoperto dopo, di vendere, perché poi i primi contatti con Commisso sono nel 2016, per cui tutto quello che è successo, voglio dire, negli ultimi due o tre anni a Vicenza Stadio era tutto un giocare alla meno. E soprattutto qual era il dogma? Che loro volevano passare da un terreno pubblico, quindi da un project finance, quindi da un bando di gara di evidenza pubblica con una tempistica certamente più, come dire, più complicata. Nel momento in cui invece tu imprenditore individui un terreno privato che non ha vincoli naturalmente, quindi ha già un indirizzo ben preciso e quant'altro, tu lo compri e sì, se c'è da fare una variante urbanistica la fanno in un annetto, se no comunque parti immediatamente, è più semplice il ragionamento. Prima c'era una proprietà che non aveva assolutamente intenzione di comprare un terreno. Oggi è il contrario, c'è una proprietà che secondo me più che passano giorni, più che sogna di comprare un terreno rispetto a partecipare. E quindi questa è una vicenda da seguire secondo me con grande attenzione. Io credo che prima di Natale, considerando che il Presidente dice sempre fest, 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 cioè veloce, 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 secondo me prima di Natale ci diranno che cosa hanno deciso di fare. Col centro sportivo a Bagnaripoli le cose stanno andando avanti abbastanza bene. Scusa, manca soltanto attimo, la firma di un attimo commisso. Per i paci, sì, feste sotto le vicino a Natale, non è che feste capito? Feste nel senso di veloce. Ah, fast. Ragazzi, capito? Fare uno stadio non è così semplice o così facile. Certo. Primo ci vogliono tantissimi soldi. Devi trovare degli sponsor, devi trovare il terreno, devi trovare i piani regolatori che ti diano una mano, ci sta tutto. Ma io fossi la Fiorentina e fossi il presidente, in questo momento mi concentrerei su un centro sportivo dove ci siano tutti, non una squadra qui, una squadra lì, una sai squadra qui, ragazzetti di qui. Devi fare un centro sportivo fatto Ciccio. Bene, dove si allenano dai bambini. Vuol fare 10 campi. Bene, sono contento. In questo momento è la priorità, perché comunque Firenze è uno stadio, il Franchi ce l'ha, specialmente la stragrande maggioranza dei posti ha una bellissima visuale, le curve sono un po' distanti, le hanno un po' accorciate, però è ancora vivibile come tipologia di stadio. Però la priorità oggi in questo momento secondo me è un centro sportivo fatto bene, che dà un valore aggiunto al lavoro che devono fare tutti i tecnici e un valore alla società. Poi chiaramente viene lo stadio, ma io darei priorità a un centro sportivo fatto bene. Anche loro hanno già comprato il terreno, hanno comprato lo stadio, stanno andando avanti in quella direzione lì. Bene, sono contento io, sono contento. Infatti io penso che abbiano... sportivo tra un po' iniziano. Io penso che abbiano fatto miracoli i responsabili vari dei settori giovanili, si sono alternati non negli ultimi anni, negli ultimi decenni a Firenze. Mamma mia. Perché ero bambino, sentivo parlare del centro sportivo, non lo facevano mai. Siamo andati avanti per decenni e vanno ancora avanti con i pulmini che girano per Firenze, perché alcuni si allenano nella zona sud, altri in zona nord, altri alla Trave. Ragazzi, è una roba incredibile, quando già in Italia, onestamente, tocca di parlare dell'Atalanta e di Zingonia, ma voi lo conoscete meglio di me, hanno un centro sportivo anche per i giovani e funziona da tantissimo tempo e non è l'unico. Qui hanno dovuto sempre fare questa vita ed è un miracolo, e la Fiorentina comunque con periodi più o meno fertili si è riuscita a tirar fuori dei signori giocatori, perché lavorare in queste condizioni, ragazzi, è molto difficile. Ecco che quello che dice Francesco è verità assoluta, è Vangelo, perché 10 campi, far allenare dai bambini alla prima squadra tutti lì, ma soprattutto credo, aiutatemi voi, le due squadre strategiche sono la Primavera e gli allievi, certo. Sono quelle che devono stare, no, Donenza, a contatto con la prima squadra, gli allenatori si devono parlare, devono stare insieme. Io ho avuto la fortuna in questi anni di accompagnare la Fiorentina in giro per l'Europa e ho avuto anche la fortuna di visitare centri sportivi quando ho visto 3 anni fa quello del Tottenham nuovo di Zecca, di Pochettino, dove sarebbe 16 campi di cui 2 indoor, io sono diventato matto, ho detto, ma mi sembrava Mario, senti cosa ti scrivono, dicono che te sai più di quello che dici sullo stadio, scritto, sei una Mario volpe. È una volpe, una volpe. Sì? No. Sa più di quello che dici No, non è vero, a parte non sono una volpe, ma insomma un volpone, no, so quello, so li
un'ipotesi che ti ho detto prima di Castello, è più una deduzione. Ci sta la serpe e la volpe, capito? Perché comunque è un terreno che mi risulta libero, lo potrebbe comprare, ma l'ipotesi della Merkel resta naturalmente la prima, e il ragionamento da fare è che credo, e poi concludo, che tutti noi, io per primo, io ci sto provando dal 6 di giugno, dobbiamo cambiare mentalità. E questo credo che Lorenzo ce l'ha spiegato molto bene, lui che ha avuto a che fare col mondo anglosassone per molti anni. Dobbiamo cambiare tutti la mentalità. La Juve chiede il rigore. Nella comunicazione. No, perché questi vanno a una velocità diversa, Rossella, non c'è niente da fare. Piaccia o non piaccia, quindi non è che sono loro che si devono adeguare a noi, siamo noi che dobbiamo stare attaccati a questo treno che va a 300 all'ora. Bene, allora anche le istituzioni devono capirlo. Certo. Con questo vi lascio per pochi minuti perché andiamo in pubblicità, torniamo tra pochi minuti. Sì, diciamo. Guarda, veramente passa proprio veloce. Sì, velocissimo. Ci vediamo tra poco. È passato. Quindi io non ho capito. Ciccio, ti piace? Non ho capito, domenica allora, giorno. Senza no, allora, domenica non no, si gioca, domenica c'è la sosta e quindi poi si rigiochi il 21. E non è una domenica, ma è un lunedì. E quindi domenica, e quindi si domenica gioca, non no? Si viene. Come tu, perché? E che si parla della partita che si è giocata lunedì e la domenica? Non ho capito. No, quella si va la settimana dopo, ma settimana prossima. Io ragazzi, settimana prossima. Guardate qui. Ma quindi si va direttamente al 21? Tenerani! Pensaci no, te, 21, no, guarda, qui è un macello. Dove si va? Allora, il 21, cioè, quando è che gioca? Cioè, la sua trasmissione, la sua trasmissione, sempre tutti sanno tutto. Il Benino, qui siamo guarda, proprio così, manno alla buona, andiamo a raccogliere i carciofi. Alla buona? Alla buona. Posso avere la telecamera per cortesia? Sì, oh, esatto. Dategli la telecamera. Tanto siccome parla poco, dagli la telecamera. Almeno dici qualcosa, capito? Scusate, purtroppo. Cioè, te abbiamo, la sei proprio sì. Lei offerta su un piatto. Abbiamo questo disturbatore. Ora la telecamera, dopo portala a casa. Oh, perché te sei rosa. Ma lo senti, non picchiai come te. Falla finire. È cambiato il risultato a Milano. Diciamolo perché il derby d'Italia è cambiato il risultato e la Juve Higuain ha segnato 2-1. Quindi Mario, cos'è che dicevamo prima? Una cosa importante da sottolineare. Dicevamo, scusate. Di che stavo, non lo so, a che fai riferimento? Lorenzo voleva la telecamera, dovevo dire qualcosa a Lorenzo. Volevo scusarmi a casa. Che l'Inter era lanciatissimo, poi arriva... No, scusa, non ho capito. No, dicevamo, durante la pausa, dal punto di vista psicologico, è chiaro che per l'Inter è un risultato pesante, perché era la prima vera verifica, credo, no? Questa con la Juventus, per capire se è diventata, se è tornata ad essere grande, come era qualche anno fa oppure no, però mi sembra che la Juventus abbia dimostrato ancora una volta di essere, almeno come organico e come esperienza e come struttura, la squadra più forte d'Italia. C'era stato però un episodio dubbio, un paio di minuti prima, nell'area di rigore della Juventus, però c'è stato un difensore che ha colpito la palla. Ci sono dei volontari che hanno... Ce la fai, allora, io faccio... Venite qui nel mezzo, io vado da Mario. Che sei? No, allora, te di qua. Io vengo qui. Ah, ma la tua viola? Sì, abbracciami così. No, abbracciami così, io ho fatto i paracadute. La palla mi picchia qui e te la tocchi. Che è stato ragazzi, dopo questo momento è imbarazzante. Bello. Io mi scuso ancora a casa. Scusiamo, devo dire, scuso ancora a casa. Però è un momento di ragazzi, non vi va bene nulla, però. Però si sta cercando un po' scordinati, eravate sull'odio. E anche te tutto tronco, non so. Erano bellini. Tutto tronco. Basta, parliamo di cose serie. Mario, ti prego. No, stavo dicendo che io da qui non riesco a vedere bene i giocatori. C'è stato un difensore della Juventus, Lorenzo, non mi ricordo chi. L'esterno sinistro, Alessandro. No, Alessandro, che ha preso la palla con il braccio. A me sembrava da qui il rigore. Ma di rimbalzo, però. Non sono andato nemmeno al VAR perché era di rimbalzo, aveva toccato un giocatore. Quello si stava facendo noi. Allora, l'avete fatto benissimo. Non si capiva niente. Poco dopo questo episodio, come dire, controverso, che però non ha chiamato naturalmente in causa il VAR, la Juventus con una bella azione ispirata, mi sembra, da Betancourt o Emre Can, che abbiamo Non ho capito bene se sembra di aver muscolato massa o sbaglio. La palla è arrivata sulla destra, Higuain, diciamo in posizione batistuta, a incrociare da destra e l'ha buttata lì. Se Ciccio giocava con Ribéry facevano Ciccio e Franca e Franchi. Facciamo una bella coppia, facciamo. Lo so. E facciamo divertite, facciamo, caro Paci. Ma ti hai fatto divertire? Tipo Franco Franchi. Franco Franchi e Ciccio Grassia. Ciccio Grassia.
Ma torniamo a parlare di Fiorentina. Volevo toccare questo punto. Boateng, un grande acquisto, un grande giocatore, però non gioca. Cosa ridete voi? No, si vede Mario La Volpe. Mi garbano questi commenti. Sono fantastici. Mario fa finta di non sentire. Volevo parlare di Boateng, non gioca. Ti garba Boateng, Ma te non va sempre a parlare. Lo chiedi sempre. Sicuramente è un grande giocatore, quindi. Però non gioca. Non credo sia venuto per fare il titolare a Firenze, non credo. È venuto perché la Fiorentina aveva bisogno di un giocatore di grande esperienza e anche di grande fisicità. E anche perché poi, insomma, lui l'anno scorso ha avuto un'annata fino a gennaio, come dire, abbastanza buona. Poi quando è andato a Barcellona mi sembra abbia giocato pochissimo, anche pochi gol in tutto l'anno. Credo che Boateng serva per far crescere in personalità i giocatori più giovani, effettivamente ha diversi under 23, e quando serve mandarlo in campo, grandissima esperienza, molto amico di Ribéry, quindi fa spogliatoio, però insomma, per il momento non mi sembra... Non c'è spazio per lui. Guarda, in questo momento c'è spazio per nessuno, perché se la Fiorentina continua a giocare così, a vincere, non c'è motivo. Credo anche in un futuro 4-3 non ci sia molto spazio per lui. No, sono d'accordo con te. Ma poi lui l'anno scorso, dicevi fino a gennaio, lui ha avuto un infortunio l'anno scorso, ha saltato diverse partite a inizio campionato, parecchie. Poi io non so come si fa dal Sassuolo a Barcellona dopo essere stati 3 mesi infortunati. Voi spiegate, io sta fortuna non ce l'ho mai avuta. Tra l'altro, quanti anni ha Boateng? È stato fermo 2 mesi l'anno scorso. 31. 2 mesi abbondanti. Sì, hai ragione. E poi sei andato a Barcellona. Come si fa allora? Spiegamelo. Allora, la mia idea su Boateng è questa, che sicuramente intanto può ricoprire più ruoli. E questo lo dico e lo ripeto perché non lo dico io soltanto, è stato detto e ridetto anche dall'allenatore del Sassuolo lo scorso anno, appunto nel periodo iniziale, quando diceva che Boateng nello spogliatoio, parlando più lingue, è anche un giocatore di socializzazione. Esatto. Perché comunque può tradurre. Certo. Ha esperienza, ha giocato a certi livelli, ha personalità fortissima, in campo sicuramente sa cosa farlo, poi è chiaro che se ci aspettiamo che faccia il fenomeno di Zuno tutte le volte, non è così, perché la sua carriera parla, ha giocato in grandissimi club anche, ma non ha mai fatto 30 gol, ma forse neanche 20, credo, quindi anche quello fa la differenza, però è chiaro che è un uomo che serve a costruire la squadra, serve a costruire lo spogliatoio, perché ragazzi, io ho avuto la fortuna di giocare in 2-3 squadre dove ho vinto, per fortuna, e Ciccio altrettanto, Riga idem, vinci quando dietro hai una grande solidità, oltre che di società ma anche di spogliatoio, certo. Perché c'è poco da fare, le differenze oggi non le fai più soltanto allenandoti meglio, perché quello lo fanno più o meno tutti, quando però instauri un certo rapporto di fiducia, compagnia, davvero vuoi sacrificarti per il tuo compagno in campo, e allora fai anche una corsa in più, se vuoi mandarlo a quel paese in quel momento per una cosa che non è successa, chiudi la bocca, stai zitto e vai avanti, perché c'è una causa comune, ed è questo quello che la Fiorentina, mi dispiace dirlo, in passato non l'ha mai puntato sui giocatori con quelle caratteristiche, ora si è cambiato un po'. Lo spogliatoio è fondamentale. A me lo dici. Io mi ricordo anche 2 anni che siamo stati qui con Galbiati, Casagrande e con Miani. C'erano dei ragazzi straordinari, parte noi che cercavamo sempre di portare serenità, di portare entusiasmo, voglia di fare bene. Erardo con le sue battute. Avere uno spogliatoio sano, dove non c'è nessuno con la puzza sotto il naso, dal più bravo al meno bravo, è fondamentale. Il cuore di una squadra è lo spogliatoio. Certo. Io ho visto squadre importanti, squadre di valore, che non hanno mai raggiunto certi traguardi perché ognuno lì pensava un po' a modo suo. Ognuno voleva fare l'artezzoso, ognuno voleva essere più bravo dell'altro. C'è stata Firenze con Edmundo, quando c'era Edmundo Batistuta, quella Firenze oggi, lì. Oggi avere uno spogliatoio sano, dove ci sono alcuni calciatori che sono indispensabili, come a volte sono indispensabili i magazzinieri, sono indispensabili i massaggiatori, c'è un cuore pulsante lì, che se funziona lo spogliatoio è molto più facile fare risultati, ragazzi, ma questo è storia proprio. Sì, ma è così. Io vi dico solo un episodio, che poi Mario ma altri lo sanno, forse è stato anche già detto, io vi dico soltanto questo: in trasferta, ritorno Coppa delle Coppe dalla vittoria di Benfica, cioè
a un certo senti punto con quel ghigno vediamo, sì perché è spettacolo vinsero, sì, praticamente Coppa delle a un certo punto vediamo sbucare dal bagno un hostess che riconoscevamo abbastanza particolare, era Lulu Olivera che si era travestita da donna come hostess. Cioè, una cosa fantastica, voglio dire, un giocatore di quel livello che era entrato, ed era appena arrivato a Firenze, cioè nel senso era arrivato quell'anno, cioè era entrato subito nel nostro gruppo, perché eravamo veramente un grandissimo gruppo, quindi è un piccolo aneddoto, ma ce ne sarebbero centinaia di Luciano, Luciano Dati. Vabbè, Luciano era un fenomeno, Luciano ci io però credo, per seguire proprio il ragionamento giustissimo tuo di Ciccio, è che la Fiorentina aveva proprio bisogno, come il pane, di giocatori così, ma anche forti, cioè nel senso di grande esperienza, perché l'anonimato delle ultime stagioni ha portato alla mediocrità, e la mediocrità ha portato a un centimetro al baratro, cioè la retrocessione. Ci vogliono giocatori, e io credo che Rocco Commisso, ma mi sembra che abbia voglia, dovrà provare a fare, per esempio, altre due operazioni, una o due operazioni sullo stile di Ribéry, perché è chiaro che non puoi avere 10 Ribéry, però avere altri due giocatori di quel tipo lì, o comunque personalità come Boateng, di grande esperienza, servono a questi giocatori, anche perché mi auguro che presto la Fiorentina torni a giocare in Coppa. Cioè il giovedì non a stare a casa con le domande in mano. Credo che sia stato anche detto, no? Che loro vogliono, da quello che è stato detto, probabilmente puntare su una nuova classe giovane di calciatori italiani. Sì. Ma è chiaro che non disdegnano se c'è la possibilità di prendere il giocatore con una certa esperienza, con una certa qualità anche in campo, giocatori stranieri, perché è chiaro che l'Italia, in questo caso la Fiorentina, non può competere con Juve, con Inter, quando vai a prendere giocatori dal campionato inglese, spagnolo, forse anche il tedesco, perché hanno un costo di stipendio, io parlo, elevatissimo. Certo. Elevatissimo. Però se inizi a parlare di giocatori forti che arrivano da campionati come l'Olanda, il Belgio, la Croazia, dove probabilmente il cartellino del giocatore è elevato, ma a livello di stipendio, di salario, da quelle parti è molto basso ancora, va bene? La Fiorentina lì può competere e può arrivare anche a sfidare il Barcellona, per dirti. Può sfidare il Tottenham, può sfidare... Perché io ti compro, poi parliamo dello stipendio. Perché lo stipendio... Prima trovo l'accordo con la società eventualmente, dopodiché parlo anche dell'ingaggio del giocatore. E quindi gli permetterebbe teoricamente di poter essere forse anche un po' più aggressiva sul mercato. Leonardo, sei troppo silenzioso, come mai? No, sto guardando la partita perché sta diventando interessante. Ormai quando è finita. Quando parlo a Lorenzo sto sempre ascoltando, sono di brontola. Comunque allora, parlavano di gruppo prima, e questo mi ha dato allo spunto a una manifestazione che ormai è diventata straordinaria, dell'eroica. Questa manifestazione che si svolge ormai da tanti anni, dal 97, se non sbaglio, Strade Bianche, oggi più di 8.000 tra ciclamatori e quant'altro si sono dati l'appuntamento per questa gara o comunque raduno che dir si voglia, è comunque davvero pittoresco, straordinario, che ci riporta a un ciclismo che non c'è più e che comunque permette di pedalare su delle strade straordinarie. Il servizio di Rete TV38. Salite e polvere, fatica e sudore, per la gioia di godere di panorami mozzafiato tra le colline e strade bianche senesi e assaporare l'impresa. Sono le emozioni che regalano i 209 km dell'Eroica, che quest'anno ha registrato il record degli 8.000 partecipanti da 60 paesi. Una giornata di inizio autunno riscaldata da un tiepido sole che ha accompagnato l'impresa di chi si è svegliato all'alba per mettersi alla prova e arrivare al traguardo. Facciamo tante gare durante l'anno, questa è una manifestazione particolare, vanno provate, quindi... Siamo venuti a vedere. C'è chi è venuto per salire in sella alla bici, rigorosamente vintage, e chi per divertirsi e stare in buona compagnia. Da Milano? E niente, siamo venuti qui per l'Eroica, sicuramente per ritrovarci con gli amici. Viva! E c'è chi abbina la passione per la bici a quella per il travestimento. All'Eroica tutto può succedere. Pordenone, Maniago. Questo abbigliamento perché? Perché è la quinta edizione che faccio sempre con questo abbigliamento e mi piace da matti. Qui all'Eroica con un abbigliamento che non è eroico ma è d'altri tempi. Sì, noi sono già 5 anni che veniamo all'Eroica, ci divertiamo un sacco perché comunque, voglio dire, c'è un abbinamento naturalmente.
strade, bicicletta, posti che sono bellissimi e quindi insomma veniamo volentierissimo. Come ci si trova a fare la moglie del prete? Oddio, lui ha detto di far finta di nulla. Beh, insomma, la manifestazione diventa anche pittoresca perché poi ci sono, ognuno va a ricercare maglie di epoche. Ho visto anche un gruppo di bersaglieri in bicicletta, roba per me. Ma te sei un appassionato, Io tra l'altro. Sì, e tra l'altro, grazie all'eroica, è diventata una classica del Pro Tour, cioè quello che sono le corse di separati professionisti, le strade bianche, che è una gara importante e che fa parte del circuito professionisti. Quindi grazie a quello è diventato anche una gara importante per i professionisti. Grazie mille, Luigi, davvero. Finita Milano, Juve batte Inter 1-2. Ma non ha sfigurato l'Inter. Ha fatto una bella partita. No, è stata una partita molto equilibrata. Siamo agli sgoccioli anche qui con Viola. Facciamo un ultimo giro partendo da Ciccio. In bici? Un giro in bici? No, per ora di chiacchiere. Farà bene questa sosta alla Fiorentina? Le permetterà di lavorare bene? Cosa ne pensi, Ciccio? Secondo me sì, perché, ripeto, dà modo a quei calciatori che sono arrivati in ritardo di preparazione di fare 10 giorni fatti bene, lavorare in maniera logica, per migliorare questo aspetto e poi dopo 3 vittorie così un attimo di calma e poi ricarichiamo le batterie. Prima ho detto forse se si continuava magari sull'onda dell'entusiasmo poteva essere anche positivo, però io dico che questa sosta forse arriva nel momento giusto perché fai un po' il punto della situazione, 3 vittorie, 9 punti e ci ricarichiamo per la prossima trasferta che è un'altra partita secondo me abbordabile sulla carta. Cristian, a sto punto devo dire anch'io spero di sì. Sei costretto. Sì, sì. Sai, comunque dopo ha detto tutto lui, ha detto tutto Ciccio e si lavorerà con tranquillità, dopo 3 vittorie poi si lavora meglio, no Ciccio? Certo. Speriamo che... Lorenzo. Mi preoccupa solo una cosa, ora dici voi che cosa c'entra la partita Inter-Juve? Sensi si è fatto male, è stato sostituito, era tra i convocati in nazionale e... ho la sensazione che Castrovilli potrebbe Speriamo, se parlo da tifoso fiorentino preferirei di no. Da tifoso invece perché vai in nazionale si deve far mazzo anche lì. Sì, ho capito, però già entusiasmo ragazzi. Allora da tifoso della Fiorentina io mi auguro che questa lo so, perché va a vivere un'avventura meravigliosa. Non giocherà titolare, ci mancherebbe. E poi si allena con loro, guarda loro e sta con loro. Poi magari c'è sta che possa fare anche un po' di esordio, magari, però sta in quel gruppo acquista ancora più autostima questo ragazzo. Vedremo, perché tanto da quello che ho visto la faccia di Sensi non mi è sembrato molto felice, no. Quindi ipotizzo che possa essere convocato Castrovilli. Mario, quindi siamo... vediamo. Io velocissimo ti dico, apprezzo le perle di saggezza e gli amici in studio, però ricordo anche che 10 di giocatori prenderanno l'aereo, andranno in giro per l'Europa e per il mondo, quindi sì, lavorerà con calma Montella, ma lavorerà con mezza squadra, quindi è un lavoro sempre particolare. Intanto domani c'è Chiesa a Coverciano, conferenza stampa di Mancini domani alle 13.30 e poi stiamo a vedere se ha indovinato Lorenzo su Castrovilli oppure no. Quindi, però insomma... poi come si parte da Leonardo. Commissario Montalbano? Io penso che... Io sono come Lorenzo, spero che Castrovilli non vada in nazionale perché abbiamo bisogno di lui come il pane in questo momento. Quindi mi auguro che da tifoso che rimanga a casa. Poi immagino che per lui sia... No, beh, è chiaro che per il giocatore... Certo, soddisfazione, però insomma, sarebbe egoista fantastico. In questo senso. Veramente, voi siete veramente egoisti, ragazzi. Sì, ma tanto Castrovilli in questo momento non deve imparare più niente di quello che già sta facendo. Ah no, quello no. E allora, quei 10 giorni, quando, come dice anche De Nerani, come dicevo prima io, c'è poca gente, però ci sono quei 3-4 giocatori che devono assolutamente ritrovare una condizione migliore. Sì. Ribéry e Boateng sono i primi due. Anche i primi a punto anche Pedro, eh. Vediamo lui, siamo siamo lunghissimi, bisogna andate a sport al volo. Certo, ricordiamolo. Domani sera in diretta alle 21 come ogni sera insieme a Luca Calamai, settimana un po' particolare che saremo sempre in esterna, domani andremo a trovare il nostro amico Romualdo, poi saremo martedì, mercoledì e giovedì alla Fiera Scandicci dove c'è un padiglione addirittura dedicato alla Fiorentina e venerdì saremo dalle amici del Viola Club
scoglionati dell'Isola d'Elba, che hanno 400 soci, e faremo la diretta del Salotto dello Sport dall'Isola d'Elba, quindi andremo a trovare tutti i tifosi di quest'isola meravigliosa. Anche che ci guardano sempre. Mentre io vado a farmi dare il cinquantino dai teneranti per lo spot, e te chiudi la trasmissione. Benissimo, voi restate sempre con noi, ci vediamo domenica prossima, nonostante la sosta noi saremo qui. Buonanotte a tutti, alla prossima.